Buonasera amici di Nova News 24, esce fuori quanto guadagna Daniele Dal Moro al grande fratello VIP, Oriana Marzoli, tutti quei soldi per dormire. L'influencer venezuelana ha svelato il cachet dell'ex tronista di Uomini e Donne della settima edizione. Intanto Oriana on fire al grande fratello VIP, è diventata nel giro di poco tempo una delle protagoniste assolute. L'influencer venezuelana è sempre più provata da rapporto altalenante con Daniele, ora è entrata anche la sua ex. Fatto di baci e coccoli, discussioni e riavvicinamenti dopo la diretta dello scorso lunedì, la Geffina è andata su tutte le furie e si è sfogata anche con Onestini, uno dei suoi migliori amici all'interno della casa più spiata d'Italia. Ha detto, parlando in spagnolo, insultando Daniele di tutto, ma ha rivelato anche quanto guadagna l'ex tronista di Uomini e Donne. Ha detto: ho realizzato una navicella spaziale perché l'ho fatta io. Qui quella che guadagna meno sono io, però quella che alza le montagne e quella che conta di più sono io, non lo stupido di turno che si becca 8.000 euro alla settimana, come dice lo stro, puntini sospensivi. 8.000 di cosa? Per dormire e farti il puntini sospensivi di riposino. Quindi ovviamente Oriana, stando alla confessione, dice che Dal Moro avrebbe intascato già più di 100.000 euro con la sua partecipazione al GF VIP, un gruzzoletto decisamente notevole per il ragazzo che ha già partecipato qualche anno fa all'edizione VIP della trasmissione. Intanto di recente è stato lanciato il magazine, oggi ha lanciato un'esclusiva a svelare il cachet di Vilma Goic, che al grande fratello VIP è stata molto vicina a Daniele. A quanto pare la cantante uscita avrebbe già intascato 145.000 euro. Insomma, amici di Nova News 24, questi vipponi guadagnano tantissimo. Diteci voi cosa ne pensate, se questi sono soldi reali oppure no. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.